164 anni dalla sua fondazione, la Polizia di Stato rinnova oggi il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue istituzioni democratiche, riconfermando la sua tradizione di servizio alla comunità. Anche la migliore delle riforme può realizzarsi solo passando attraverso il cuore delle persone. E sto parlando delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, dalle cui file ho il privilegio di provenire e che ho la responsabilità e l'onore di dirigere. Nel mettere in gioco me stesso, come ho sempre fatto, chiedo in questa solenne circostanza a tutti e a ciascun appartenente alla Polizia di Stato di vivere la propria identità con orgoglio e consapevole senso della missione. E allora io vorrei ringraziare con le mie parole, ma più solennemente, farà il Presidente della Repubblica tra poco, consegnando una medaglia d'oro, valore civile della nostra bandiera, a tutte le donne e gli uomini in divisa, che sia sul mondo, che sia sullo specchio d'acqua del Mediterraneo, con umanità, generosità e passione, hanno affermato una cosa che io vorrei che ci affermasse sempre di più, che prima le vite si salvano e poi a chi è rimasto salvato dalla nostra azione si chiede se è un profugo o se è un migrante irregolare, ma prima la vita si sale. Siamo una squadra, quando la squadra acchiara la porta avversaria alla quale fare il gol e gioca unita, alla fine la squadra vince, la squadra sta vincendo. E noi abbiamo vinto tante sfide, ma abbiamo vinto la sfida del terrorismo interno e oggi noi dobbiamo dire che tutte queste sfide noi le stiamo giocando e in buona misura vincendo grazie al lavoro di una squadra che vedo schierata su questo palco, che è la squadra dello Stato, che vede una grande collaborazione tra le forze dell'ordine, tutte le forze dell'ordine. Io ringrazio i vertici delle forze dell'ordine che sono qui presenti. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Viva la Polizia, viva la Repubblica, viva l'Italia.